corallo è un elemento che, se sapientemente lavorato, riesce a dare vita a dei gioielli davvero affascinanti, come quelli che stiamo indossando in questo momento, realizzati dalla Fantasy Coral. Siamo in compagnia di Carlo. Carlo, buongiorno. Realizzare gioielli in corallo e turchese per voi è un'opera d'arte, nonché il vostro core business? Diciamo che è la nostra, innanzitutto, tradizione familiare. Questa azienda nasce, io sono il prosieguo dell'azienda, perché nasce figlio d'arte, quindi da mio padre, nel 1970, poi succediamo a lui nel 2003 con questa nuova realtà, quindi cercando di creare un brand senza però mai tralasciare la tradizione artigianale legata al nostro territorio, quindi a Torre del Greco. Città d'arte per quanto riguarda il corallo, per quanto riguarda il turchese, le madreperle, i cammei. Quindi, che dire? Voi con la vostra tradizione e con la vostra ormai background, possiamo dire con un elevatissimo know-how, riuscite anche ad innovare continuamente. Qui ad Omi state presentando le collezioni che abbiamo. Sì, queste sono collezioni create proprio per l'estate 2017, quindi ci lanciamo in questa nuova esperienza con questi zicconi incassati tutti a mano. Sinonimo proprio di innovazione per quanto riguarda le montature con il corallo che si facevano prima. Lavorare il corallo richiede grande manualità. Voi come riuscite a dare forma a questo genere di gioielli? La manualità è proprio là, vedi, tu indossi tre pezzi, nessuno dei tre pezzi è geometrico. Quindi la manualità è proprio là, cioè tu devi lavorare intorno alla naturalità dell'oggetto. Quindi segui l'oggetto per come è nato, vai a lavorare intorno all'oggetto. Quindi è tutto un discorso di creatività. E non si può ripetere, quindi ne fai uno e l'altro non sarà mai uguale a quello che hai già fatto. Come si chiama questa collezione? Questa collezione si chiama Zirconia. Zirconia. E la possiamo vedere ad Omi, al padiglione 1, al D20.